et lyra clara modula mina, simplex corda sit extensa voce quindenaria, primum sonum mesere dat lege. Io sono molto contento che l'amico Paolo Malloni abbia accettato di venire a presentare questo suo lavoro molto interessante e che ci abbia portato Giorgio Politi, e mi sono dimenticato già il nome, e Adelaide Ricci, l'arteriosclerosi è un male tremendo. Giorgio Politi è ordinario di storia moderna alla Università Ca' Foscari di Venezia. Storia medievale a Pavia nel Dipartimento di Musicologia, quindi la sede di Cremona. E invece Paolo Galloni si occupa di editoria ed è un medievista che ha pubblicato diversi lavori e che ha ambiti di ricerca molto interessanti. Osserva il Medioevo da una prospettiva inconsueta, quantomeno, diciamo così. Non rubo altro tempo perché c'hanno loro di che intrattenerci, e vi lascio con Paolo Galloni, La memoria e la voce, un'indagine cognitiva sul Medioevo, secoli VI, XII. Poi vi chiederemo anche perché questa arco temporale così ben definita. Buon ascolto a tutti, grazie di essere intervenuti. Iniziamo in una maniera un po' inconsueta, ma non per il contenuto di questo libro, cioè leggendo una fonte di cui parla l'autore nel suo libro, e poi da questo cercherò di coinvolgere sia l'autore sia appunto il professor Politi in una presentazione magari più complessa del contenuto. La fonte che andiamo a leggere è Sassone Grammatico, un autore che all'inizio del XIII secolo scrive, parla, insomma, un suo libro che è per noi storici un libro spurio, cioè al confine tra la storia vera e propria e la mitologia, scrive appunto le gesta dei re e degli eroi danesi. Quindi una fonte a tutti gli effetti storica, ma anche una fonte a tutti gli effetti letteraria, perché si parla di mito e di storia. E leggiamo questo passo. Gli antichi danesi erano pervasi dal desiderio di ripagare con la fama gli atti di straordinario coraggio. Non soltanto hanno fatto accenno al modo dei romani, alle gloriose imprese da loro brillantemente portate a termine in composizioni ricercate di carattere poetico, ma si sono anche preoccupati di far incidere su pietre e rocce, nell'alfabeto della loro lingua, le gesta dei loro antenati che circolavano in poemi nella lingua natia. Io, dice Sassone Grammatico, mi sono sforzato di seguire da vicino la loro testimonianza, come se si trattasse di libri antichi, e ho cercato di riprodurre le storie di cui essi trattano con una traduzione fedele, ma prestando molta attenzione a rendere i loro versi con altri versi. La successione di eventi che sto per narrare per iscritto, basandomi su questi testi, va dunque presa come una testimonianza diretta dei tempi antichi. Ecco, questa è un esempio delle molte fonti citate da Paolo Galloni nel suo libro, e non per gusto della citazione, come a volte capita a noi storici, danno un po' la cifra di cui andiamo a parlare di questo studio, che è uno studio in cui memoria, storia e narrazione seguono il filo di un punto di vista molto particolare, che è quello della voce. Noi siamo abituati come storici a confrontarci spessissimo con il testo scritto, e quindi diamo anche alla fonte scritta un sovravalore, come se questa fosse l'unica fonte possibile e la migliore fonte possibile. E a questo punto all'autore di dirci proprio qualcosa su questo particolare angolo visuale che lui ha adottato, e consentitemi il gioco di parole, una visuale vocale. Quindi gli chiedo qualcosa e poi passo. Grazie. Anche a me piace ogni tanto alzarmi in piedi.
La pagina di Sassone Grammatico è esemplare di un dato che nella mia ricerca è fondamentale, ovvero non è soltanto che uno storico del Medioevo colto e formato nella lingua latina come Sassone, attenzione, usa e ricorre agli informatori orali, cioè ai cantori che cantavano le saghe, equiparandoli come a pari dignità con i libri degli antichi, li chiama testimonianza diretta del passato, come se vale per noi in realtà, non per loro non era come se, lo era credo realmente, come se questi cantori che raccontavano le gesta degli eroi del passato si facessero contemporanei del passato, dessero voce al passato rendendolo presente. E il modo, e questo è uno dei temi, uno dei cuori del mio libro, il modo di conoscere il passato in una cultura in cui ancora domina la voce, perfino nelle coscienze di chi è profondamente alfabetizzato, era diverso rispetto al modo di conoscere il passato a cui siamo abituati noi, che ci appoggiamo comunque, anche quando ne parliamo, su una tradizione di storia scritta basata su delle cronologie lineari e su un modo di guardare al passato condizionato dalla prospettiva del presente, che è ovvero il passato come i vari momenti del passato, come momenti in cui si forma ciò che alla fine arriva nel presente. Ma ricordiamoci che mentre avveniva, cioè quando era il presente, il passato non era preparazione del futuro, era un'esperienza corporea vissuta da persone come noi che conoscevano il mondo in modo diverso, e in particolare anche perché la voce e la percezione corporea avevano un peso diverso rispetto a quello che è per noi. Questo naturalmente soltanto un aspetto della differenza o dell'alterità del passato e del Medioevo in particolare, però è l'aspetto su cui io mi soffermo di più nel libro. Bene, immagino che i presenti ricorderanno che qualche anno fa, nel 94 per la precisione, un grande storico da poco scomparso, Erich Hobsbawm, pubblicò un libro molto lungo, 120 pagine, intitolato nell'edizione originale Age of Extremes, e che divenne subito famoso nel mondo e anche in Italia in particolare, con un titolo molto azzeccato, Il secolo breve. Secolo breve è il Novecento, che Hobsbawm fa cominciare con la Prima Guerra Mondiale e va a finire col collasso dell'Unione Sovietica, quindi 1914-1992, un secolo breve. Certo, l'idea di fondo è brillante e regge, però dipende dai parametri. Hobsbawm utilizza dei parametri che la scuola degli Annali avrebbe definito avvenimenziali, anche se di grandi avvenimenti. Se si cambiano gli occhiali, apparirà un'immagine del Novecento molto diversa e per certi aspetti contraria. Non un secolo breve, un secolo lungo, talmente lungo che non è ancora finito e non sappiamo quando finirà, perché. Di recente una bravissima antropologa di Genova, Stefania Consigliere, ha pubblicato su una rivista che si chiama naturalmente la rivista dei docenti di scienze di scuola media superiore, una serie di saggi che presto usciranno in volume, e qui l'assunto di base è fornito dalla constatazione, che per quello che mi riguarda ho potuto verificare di persona, dell'immenso ritardo che la nostra cultura sconta rispetto agli sviluppi delle scienze, specie nella seconda metà del secolo scorso. In sostanza, noi siamo, anche se non ce ne rendiamo ancora conto, dei signori che continuano a ragionare come se fosse il Sole a girare attorno alla Terra circa 60 anni dopo che qualcuno ha dimostrato esattamente il contrario. Un buon esempio può essere fornito
dal problema, per esempio, dell'interpretazione dei sogni. Tutti continuano, anche a livello di scienze sociali, a basarsi sulla prospettiva esposta da Freud nella Traumdeutung, del sogno come porta dell'inconscio. Quando le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato, e questa volta dimostrato, sperimentalmente, sto pensando per esempio agli studi di Alan Hobson, che è il massimo studioso del sogno ancora vivente, uscita nel 1988 e in traduzione italiana nel 92, La macchina dei sogni, nella versione italiana di Dreaming Brain, edizione inglese, dove la ipotesi freudiana è totalmente liquidata come un'interpretazione sostanzialmente arcaica. Ricordo che io sono stato allievo di Caterina Santoro, ho studiato paleografia diplomatica e spiego ai miei studenti quello che tutti i paleografi spiegano, cioè che nel Medioevo esisteva la tachigrafia, si scriveva in forma abbreviata, però nessuno mai mi ha spiegato perché. Mai. Perché erano pazzi, non lo so, perché si divertivano, non ho capito mai. E siccome io non sopporto di avere in testa qualcosa che mi gira, che non capisco, quando nessuno mi spiega una cosa me la spiego da solo, a costo di sbagliare. Beh, è evidente che la ragione non poteva essere una ragione di tempo, perché come ci spiega Lucien Febvre, i nostri vecchi mancavano di tante cose, ma c'era una cosa di cui avevano l'abbondanza straordinaria, il tempo. Avevano tempo, tanto tempo, tutto il tempo, dice Febvre. Quindi non scrivevano abbreviato per questo. Probabilmente scrivevano abbreviato per ragioni economiche, più plausibile, perché la pergamena costava. Ricordo una terrificante pomeriggio nell'archivio di Stato a Cremona, quando fui convocato perché erano in tre a non capire nulla di un rogito quattrocentesco. Datum et vendizione fecit de uno de nocte. Oh madonna mia, cos'è sta? Che cosa gli ha venduto? Poi de nocte, c'era questo de nocte vagamente ossessivo, no? Uno pensava a cose anche un po' vergognose, insomma, no? Ecco. E c'era sta parola che non si riusciva, una gotica tremenda, la scrittura, ed era de uno antifonario de nocte. Un antifonario, un libro di preghiere. Per vendere un libro di preghiere si faceva un rogito. Si faceva un rogito. Tanto costava, e non era neanche miniato, neanche miniato. Quindi, però, il fatto di poter utilizzare in questo modo, di poter fare questo tipo di risparmi, ha evidentemente a monte un processo di lettura molto diverso dal nostro, dove si leggeva non per acquisire informazioni di cui non si era in possesso, ma per ricordare cose che già erano state memorizzate. Tutto l'insegnamento universitario è tutto basato sulla memoria. La mnemotecnica medievale è celeberrima. Dare, ferion, camestres, barriton, esametri che non significano nulla, ma le cui prime tre vocali di ogni parola, Cesare, camestres, fapes, mofrisos, morum, sono i simboli delle tre affermazioni di tutti i sillogismi possibili. Dare, a, i, i, ad firmat, a, instat, i, instat i, universale affermativa, particolare affermativa, particolare affermativa. Tutti gli uomini sono mortali, universale affermativa. Socrate è uomo, particolare affermativa, Socrate è mortale. E così, con 16 versi, tutti potevano comporre tutti gli schemi di ragionamento possibili. Questa è la mnemotecnica medievale. Tanto è vero che poi, la tachigrafia quando si perde? Quando arriva la carta? E quando la produzione manoscritta e libraria diventa esponenziale. Allora si passa a un modo di lettura che è già il nostro, cioè si legge qualcosa che non si conosce per poterlo sapere. E il mondo cambia completamente. Ecco, io qui mi taccio, ho fatto tutte le mie osservazioni e sono molto contento che questo libro sia uscito. Riprendo al volo dalla scrittura per dare conto naturalmente di alcuni aspetti della ricerca che ho svolto, che è quello della ricerca di come credo sia possibile trovare dentro il testo, cioè dentro la parola scritta, i segni della presenza dominante della voce. Questi segni possono essere a diversi livelli. Uno è proprio quello anche della, dei,
delle tecniche grafiche, perché ad esempio nell'alto medioevo anglosassone nello stesso monastero venivano trascritti testi in lingua anglosassone e testi in latino. Siccome questi testi in realtà erano scritti per essere letti a voce alta, ci si accorge che i testi scritti in latino, che non era la lingua madre dei monaci, sono scritti con un maggior numero di segni di interpunzione, con un minor numero di abbreviazioni, perché il lettore, che, per il quale il latino era una lingua appresa, aveva bisogno di una guida più chiara nel testo. I testi, per esempio, invece, in cui si vedevano per iscritto poemi in lingua anglosassone, perché si faceva anche questo, erano invece ancora scritti con la scrittura continua, senza l'interruzione delle parole, perché chi doveva leggere quei testi, verosimilmente, pur essendo un monaco, era immerso dentro un mondo in cui la voce, la declamazione, la conoscenza dei canti tradizionali era dominante, era diffuso, perché questi monasteri erano dentro un mondo che io ho chiamato comunità mnemonica, in cui tutte queste conoscenze rispetto al passato, in lingua vernacolare, erano condivise, per cui chi doveva declamare questi testi non aveva bisogno di guide alla decodifica del testo, ma aveva bisogno soltanto di avere davanti un'indicazione per poter poi leggere il testo, che a volte ci sono chiari segni che implicitamente doveva essere già conosciuto. Aggiungo due considerazioni, riprendendo sia quanto diceva l'autore sia quanto ha ben focalizzato il professor Politi. Cioè, due dei possibili fili che intessono questo libro e che secondo me sono molto importanti. A monte innanzitutto noto una grande onestà, cioè il libro è molto chiaro a tal punto che la prima parte si chiama Mappa delle intenzioni e questo è spiegato molto chiaramente dall'autore. Ed è importante perché oggi uno storico che gioca, e giocare in senso nobile, a carte scoperte è ancor più apprezzato che in passato, perché oggi l'essere torbidi e l'essere impliciti fa sì che soprattutto lo storico si appallottoli su se stesso, quindi sembra più simile a volte a una chiocciola, una lumachina disabitata, però se uno va dentro alla fine non c'è nulla. Lui è molto chiaro, quindi oltre a questa chiarezza, due filoni che poi ripropongo all'autore perché magari mi contraddica o mi dica qualcosa in proposito. Una è l'oralità e l'altro, che mi allaccio a quello che diceva Giorgio, è la decodifica. Cioè mi sembra che implicitamente corra in questo libro la decodifica sia della memoria del passato sia anche della metodologia dello storico di oggi. Cioè una decodifica molto onesta, molto, molto poco roboante, ma anche del mestiere, quindi non solo si parla di come veniva codificata e decodificata la memoria e di quali sono i rapporti con la storia, che è un tema importantissimo oggi, di quei filoni importanti che dicevi tu, ma anche di come lo storico possa a sua volta ricodificare la narrazione in modi nuovi. Io a questo punto direi chiudo la presentazione ringraziando l'Associazione Italia Medievale, la Libreria Feltrinelli per l'ospitalità e voi per la vostra presenza e poi chi mi ha presentato.